Presentazione dei ragazzi sprint di Crispiano che iniziano il campionato di prima categoria con Danilo Colucci, presidente onorario del club. Facciamo un po' una disamina su quello che è stato il percorso che ha portato alla salvezza l'anno scorso, ma soprattutto a questo anno consecutivo nel campionato di prima categoria che punta? Punta a giocare bene, perché se si gioca bene si ottengono i risultati. E se si ottengono i risultati si vola sulle ali dell'entusiasmo. Noi speriamo di fare un campionato entusiasmante, perché insomma il nostro obiettivo è quello di far divertire, portare la gente al campo, divertirci, perché se si gioca bene ci si diverte e se ci si diverte magari si vince ed è più facile vincere. Quindi noi puntiamo a giocare bene e poi il risultato sarà una conseguenza di questo. Abbiamo un organico che ci consentirà di fare questo lavoro, abbiamo un allenatore, un nuovo allenatore che è Mimmo Palese, che sicuramente ci saprà guidare in questo percorso. Un lavoro che però continua anche a livello di scuola calcio elite riconosciuta dal FIGC, un qualcosa che è stato fortemente sottolineato dal presidente tornato Renato Perrini, quello di puntare sui più giovani, sulla famiglia dei ragazzi sprint. Sì, noi ormai non ne facciamo un mistero, il nostro obiettivo principale è quello della crescita dei ragazzi, dei bambini. La nostra scuola calcio ha conseguito un risultato che è importante per noi, per la comunità di Crispiano e per le famiglie che ci affidano i loro bambini. Noi siamo diventati una scuola calcio d'élite, siamo andati a riscuotere questo premio meritato per il lavoro di tutti i tecnici della scuola calcio, che sono dei tecnici straordinari, preparati e che ogni giorno stanno sul campo con i bambini di Crispiano e delle zone limitrofe, perché ormai il bacino d'utenza è molto molto allargato, e grazie a loro abbiamo conseguito questa onorificenza che ci gratifica moltissimo e ci sicuramente pone le basi per fare ancora meglio per gli anni a venire. Il risultato più importante: piazza Madonna della Neve piena di bambini, piene di famiglie. Questo significa che avete fatto centro. Noi facciamo centro tutti gli anni perché con umiltà cerchiamo di fare bene il nostro lavoro di educatori e di sostegno, di supporto alle famiglie, quindi questo ci viene riconosciuto. La presenza in piazza così generosa da parte delle famiglie è sicuramente un'attestazione di stima nei nostri confronti e a noi fa tantissimo piacere questo. Siamo veramente onorati di poter ricevere la fiducia di tutte queste famiglie e di tutte queste persone.